Ucraina, nuovo pacchetto di aiuti per 50 miliardi deciso dal Consiglio europeo. Giorgia Meloni, la mediazione con Orban ha permesso l'accordo. Rivolta agricoltori, 1300 trattori assediano Bruxelles per la protesta contro le misure decise dall'Unione europea. Roghi e incidenti all'esterno dell'Europarlamento. Inflazione sale di un decimale, più 0,8% in Italia, ma resta ancora lontano dal più 2,8% registrato nell'area euro. In rialzo del 4,3% i prezzi relativi ai servizi del trasporto. Livorno è ufficiale l'acquisizione del terminal d'Alsena Toscana da parte del gruppo Grimaldi. Infracapital e Infravia completano la cessione delle quote dopo l'ok dell'antitrust. Formazione, le imprese denunciano la carenza di diplomati TS Academy. Nel 2023 ricercati 47.000 profili tecnici, ma il 65% è risultato introvabile.